Buongiorno, nemmeno il tempo di commentare la 33esima giornata e che già comincia la 34esima, quindi il campionato ci impone e mi impone di non perdere troppo tempo. Quindi partiamo con i pronostici secondo Quiri della 34esima giornata. Vi ricordo che saranno 9 perché ieri, come detto, per questioni di tempo non ho potuto fare il video del pronostico di Napoli-Bologna che ho messo sulla mia pagina Facebook. Avevo detto Napoli-Bologna 1, quindi ho un pronostico azzeccato. Ma bando alle ciance, partiamo! Sigla! Dopo la trasferta di Bergamo riacciuffata sul pareggio agli ultimi minuti, la Roma ritorna in casa e ospita il Torino di Ventura. Vado un po' controcorrente qui, quindi rischio la sorpresa. Secondo me il Torino può mettere in difficoltà la Roma perché il Torino si è ripreso e dopo un periodo buio la squadra di Ventura si è ripresa, mentre la Roma l'ho vista in leggero calo, soprattutto difensivo a Bergamo. Credo che ne possa uscire anche un pareggio. E Quiri perciò dice Roma, Torino, X. Al Mapei Stadium si affrontano Sassuolo e Sampdoria. La Sampdoria quasi salva, gli manca ancora qualche punto. Il Sassuolo invece pensavo potesse dare fastidio al Milan per la sesta e ultima piazza utile per l'Europa League, invece la maggiore esperienza, maggior blasone dei rossoneri ha un po' allontanato gli emiliani dal sogno europeo. Credo possa essere una partita abbastanza tranquilla, a entrambe potrebbe andare bene il pareggio. Sassuolo, Sampdoria, X. Il terzo pronostico di Quiri è su Udinese e Fiorentina. L'Udinese si è ripreso dopo la sconfitta di Marassi andando a pareggiare in casa col Chievo, un piccolo tassello in più per la salvezza, e vuole continuare ancora a fare qualche punto per essere sicura di non essere di nuovo immischiata nella zona calda. Mentre la Fiorentina ha ripreso a vincere in casa e bene contro il Sassuolo, però i viola diciamo che devono solo mantenere la quinta posizione e guardarsi solo dagli attacchi del Milan, ma anche i viola un punto come all'Udinese potrebbe andare bene. Quindi credo che queste due squadre possano pareggiare. Udinese, Fiorentina, X. A Verona va in scena Chievo, Frosinone. Anche qui vado controcorrente e mi gioco la sorpresa, nonostante il Chievo stia andando bene, stia controllando molto bene il campionato, il Frosinone lo vedo abbastanza lanciato perché è andato a vincere contro il Verona la settimana scorsa e quindi il Chievo potrebbe mollare, secondo me, dopo una serie di vittorie, dopo un filotto importante di risultati utili per gli uomini di Maran, credo che i padroni di casa possano concedere i 3 punti ai romani. Chievo, Frosinone, 2. L'Empoli ospita il Verona di Del Neri che era l'ultima spiaggia contro il Frosinone ed è andato completamente alla deriva, e quindi i veneti hanno mollato, sono già con la testa in Serie B. L'Empoli invece quest'anno ha sempre giocato molto bene, potrebbe far valere il fattore casalingo e come con la Fiorentina potrebbe tornare di nuovo a vincere in terra amica. Empoli, Verona, 1. L'Inter di Mancini va a Marassi ad affrontare il Genoa, l'Inter che sta veramente andando bene, viene dall'importantissima vittoria casalinga contro il Napoli, dove ha dimostrato molta forza e vuole continuare a coltivare il sogno di agganciare clamorosamente la Roma al terzo posto. Il Genoa viene dalla batosta contro il Carpi, hanno un po' il dente avvelenato gli uomini di Gasperini. Ma qui le motivazioni saranno fondamentali. Il Genoa, come detto la settimana scorsa, non ha più niente da chiedere al campionato. L'Inter invece ha un obiettivo preciso e non vuole mollare la sua rincorsa alla Roma. Perciò vedo i milanesi corsari a Genova.
Genoa-Inter 2. Impegno casalingo per i campioni d'Italia della Juve che ospitano la Lazio rediviva del nuovo arrivato Simone Inzaghi. Qui i favori sono tutti appannaggio dei bianconeri, anche se la Lazio viene da due vittorie consecutive, quindi bisogna stare attenti ai romani, però la Juve è sempre la Juve, quindi vuole definitivamente sancire la parola fine, anche dal punto di vista matematico, a questo campionato. Perciò vedo la vittoria dei bianconeri. Juventus, Lazio 1. Il prossimo pronostico di Quiri è su Palermo e Atalanta. I siciliani continuano a perdere inesorabilmente con chiunque. Sicuramente gli 8 cambi in panchina non hanno fatto bene a tutto l'ambiente. Sembra un po' lo sbaraglio la squadra siciliana, mentre l'Atalanta viene dal bel pareggio casalingo con la Roma. Avrebbero anche potuto vincere i bergamaschi, autore veramente di un'ottima prova contro la squadra di Spalletti. Penso che il Palermo possa concedere il fianco anche all'Atalanta. Palermo, Atalanta 2. E chiudiamo con l'ultimo pronostico, Milan-Carpi. Rossoneri che sono tornati a vincere a Marassi contro la Sampdoria, è tornato a segnare Bacca, una buona notizia per il nuovo tecnico Brocchi. Il Carpi viene dalla storica vittoria casalinga contro il Genoa, però qui le differenze di blasone e tecniche sono veramente enormi. Il Milan vuole dare fastidio alla Fiorentina, comunque vuole sempre mantenere la sesta piazza e penso che i rossoneri possano vincere sia con la spinta psicologica del nuovo allenatore, ma soprattutto con la differenza che c'è con i loro avversari. Milan, Carpi 1. L'obiettivo di Quiri per la 34ª giornata è azzeccare 7 pronostici su 10. Come detto, voglio migliorare la performance stagionale di 6 su 10, quindi non mi accontento né del 5 su 10 né del 6 su 10, voglio il 7 su 10, quindi ci voglio riuscire. Poi si potrebbe anche far meglio con un po' di fortuna, ma ci vuole anche fortuna nel calcio, si potrebbe anche arrivare a un 8 su 10, ma lì obiettivamente sarebbe chiedere un po' troppo. Vi ringrazio per avermi visto ancora una volta, vi invito sempre a condividere il mio canale con i vostri amici e le vostre amiche. I prossimi appuntamenti sono per venerdì, perché vi ricordo che c'è il posticipo di giovedì, quindi venerdì Quiri ritornerà da voi con le solite rubriche, il punto secondo Quiri, gli up and down e il promosso o bocciato. Una buona giornata, a presto!